insieme di formazione, c'è questo giovane ragazzo classe 2000. Sì, questo la dice molto di come siamo messi oggi con la squadra. Ricordo che non c'è Osimhen, non c'è Di Lorenzo, insomma non c'è Ramani perché è squalificato. Insomma, abbiamo Cuba Libre, quel pippone di Juan Jesus che ricordo è stato preso a zero perché nessuna squadra lo voleva. Zanoli, lui, questo giovane, pensate che arriva dai giovanissimi del Napoli e ha 12 anni, quindi non ne ha 12, è giovanissimo. È giovane, la sua prima partita in Serie A con la maglia del Napoli. Eh sì, questo è l'esordio assoluto. E poi, come potete vedere, il resto della squadra lo botta Rui, Ugidischi, Politano. Scusa, non è esordio assoluto perché con l'Udinese è già entrato al posto di Lorenzo. Però dal primo minuto è la prima volta. Sì. Ecco. Sì, vabbè, ma sono pari il Napoli a Zanoli, l'Atalanta a Scalvini, inutile piangere. Ma infatti, quando in redazione Maurizio Dall'O ha scoperto la formazione ufficiale dell'Atalanta, ha detto Scalvini. Ma con Scalvini è buono. Ho capito, però posso dirlo, direttore, con Scalvini perdiamo, l'hai detto tu Maurizio. Allora... No, dico perdiamo perché ci dobbiamo scansare, perché sennò li togliamo dal gioco scudetti. Ma voi avete l'Europa Lax che è importantissima. Dall'O, vediamo la formazione titolare dell'Atalanta. Gioca Pippo Musso tra i pali con il giovane Scalvini, Palomino e Djimsiti. Non c'è De Miral in questa linea. De Roon e Freuler sulla linea di centrocampo con Atenburg, Zappacosta, uno a destra e uno a sinistra. Kopminer, detto anche Kopi, e Malinovskyi con Muriel. Muriel era previsto, altro che Boga. La partita tra Atalanta-Napoli, vai! Atalanta-Napoli, è partita. Juan Jesus, attenzione, allarghiamo subito su Rui, ma il bersagliere sardo appoggia su quel pippone di Jesus, dietro per Ospina! Non c'è tantissima gente al Fabio Ravezzani di Bergamo a vedere così a colpo d'occhio. Palla dentro, Muriel, scusami, lo racconti domani. Palla che viene data ancora tutto sull'esterno. Il pallone di Zappacosta, il colpo di testa, la parata doveva andare dentro. Questo colpo di testa meraviglioso di Malinovskyi. Ruslan, ti prego, fai gol. Mimmo, ma che vi succede? Cosa è successo durante questa sosta? Vi siete un po' persi? È successo quello che l'abbiamo detto prima della partita. Ci sono dei calciatori che sono imprescindibili, Ramani, Osimhen, cioè è una squadra al 50%. Ho capito. Riporta il giovane Zaniolo. Zaniolo, Mertens, e qui c'è fallo da rigore. Calcio da rigore. Qui c'è fallo da rigore. No. Mertens si anticipa il portiere, Mertens. L'ha anticipato, ragazzi. Secondo me, vediamolo meglio. Secondo me c'è qualcosa. Il replay. Ma no! L'ha anticipato! Fabio, è rigore questo, certo. Ragazzi, l'ha anticipato netto Mertens. No, rigore. Il piede lo mette prima lui. Ah, rigore, è rigore questo. È una roba terrificante. È rigore, per il Napoli, e quindi questa sarà una grande occasione per il Napoli di Luciano Spalletti. Bello davanti allo schermo, sta valutando se calcio di rigore oppure no. Per noi è... calcio di rigore, adesso aspettiamo la decisione. Possiamo vedere, però vedendolo così non è che sia così netto. C'è la palla che arriva qui, Mertens esce il portiere, Mertens lo anticipa e poi dopo averlo anticipato con la punta del piede finisce il suo. Guardandolo bene non è tanto rigore. È calcio di rigore. Rigore! Quindi, calcio di rigore per il Napoli. Il canadese. Dai Pippo Musso, fai il miracolo, ti prego. Non lo meritiamo questo gol, abbiamo dominato. Pippo, ti prego, paralo. Pippo, prendilo. Dai che poi andiamo al riposo, dai. Come al riposo? Ma come al riposo? Non manca molto, quanto manca? 13 minuti. Mi sa che non lo prendo. Mancano 13 minuti. No, giocati 13. Attenzione, Insigne. E lo mette dentro! Ed è dentro! Un solo grido! Capitone nella rete! Non dirlo con lo metto! Non lo mettere! Non si dicono queste cose, direttore. Napoli in vantaggio con il rigore di Insigne. L'onda mondo flex. Il pallone per il giovane Scalvini, la palla ancora una volta ceduta indietro. Che bei passaggi, meritiamo il pareggio, me lo sento. La prende Malinovskyi, Ruslan, palla dentro, interessante, la prende Freuler. Il pallone è un po' troppo lungo, ma la dovrebbe tenere dentro Atenburg, che la mette in mezzo. Tocco di tocco, il fuori di poco, fuori mezzo metro per l'Atalanta. Prova la finta Politano, Trentino Politano. Se ne va adesso, eccola sulla destra, proviamo, alza la testa, si fa vedere Rui, limite dell'aria, piazza, mamma mia, parata, il sinistro, bravo Pippo, Ciccio Lomotta si infila tra le linee, viene messo a terra, bello, e c'è anche Limone. Un bel Limone di Sorrento, oh, bello, bello. Questo arbitro è vostro amico. Questo arbitro è vostro amico. Ha dato un colpo da dietro. Questa è pubalgia, gli ha fatto venire la pubalgia. Guarda che roba. Questo arbitro è vostro amico. La dinamica lo fa sospettare, bisogna vedere. Questo arbitro è vostro amico. Però erano fianco a fianco. Imparzialità, veramente. Ma tutto subito, tocco sotto. È lo schema! Vediamo se è fuori gioco, perché qua prima di esultare. Politano! 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 Butta dentro il secondo! Politano! Un solo grido! Un solo grido! Un solo grido! Politano! Politano nella rete! Capitone nella rete! Va da Mauro Suma, Politano! Scatta qui tra i difensori dell'Atalanta che hanno dormito, come diceva Franco. La palla viene scodellata qua. Politano entra in area e con una specie di volée di sinistro la aggancia e la mette qui. Ha fatto uno schema, è andato nello spazio intermedio, dove non lo può marcare nessuno. E loro hanno dormito quelli dell'Atalanta. Così guarda. Spazio intermedio. Palla a spiovere, lui taglia qui e di sinistro aggancia. Nello spazio intermedio, esatto. Insomma, Napoli. Visto Suma, ho sbagliato. Io Napoli che vola e un Mauro Suma sempre più giù, sempre più depresso, sempre più triste, come Maurizio Dall'O. Maurizio, non essere depresso. Si era fatto la bocca, si era fatto. Allora recuperiamo ancora noi, però. Io seguirei questa azione. Mi sa che è buona, mi sento che è buona. La mettiamo dentro. Signora Giovanna, prepari la valigia. Ed ecco, ecco! Signora Giovanna, ecco! L'avevo detto, prepari la paura. Pari tutto e gol! Abbiamo segnato con Martin de Roon che ha compiuto gli anni. Auguri Martin! Piagni? Comincia a piagne? Ecco, questo è l'entusiasmo di Maurizio Dall'O con il gol di de Roon che accorcia le distanze. L'onda Mondoflex. Ho detto che faceva gol, lei continuava a dare che era colpa mia, direttore, eccetera. Non metto la mascherina. Stia dov'è, nessuno l'ha invitata. No, non mi tocchi, non mi baci. Mantenga le distanze Dall'O, Ah, ecco. Io l'ho benedetta con il gol. Ma io la porto alla Mecca. Attenzione, si alza per Suma. Aspetta, prego. Come? Grazie. Benedico tutti. Allora. Che scena pietosa. Il cross. Chi è che l'ha fatto questo cross? Miranchuk, mi pare. Chi ha fatto il cross? Insultatissimo Miranchuk. Guardate qui, questo è de Roon. Sul cross di Miranchuk. Salta davanti, Koulibaly non la prende. Ecco, bello teso. Koulibaly non la prende, de Roon salta di testa e incrocia perfettamente qui, nulla da fare per Ospina perché veramente non se l'aspetta e l'esecuzione di de Roon di testa è un'esecuzione vera, cioè l'ha messa lì dove non poteva arrivare assolutamente. Bravo Martin! Il colpo di testa ancora una volta mancato, la prende Kumainer, colpo di testa ancora verso la destra dove c'è il pallone a pennello, lì, tira Boga, ti prego, tira! Mamma mia, cosa ha preso? Che parata ha fatto Spina? L'ha tirata centrale, ma non lo so io. Che parata? Parata di Ospina? Ma siamo soli. Allarga subito sullo Zeno, la cucareccia. Se ne va sulla destra, davanti un paio di avversori. Tieni la palla. Tieni la palla angolava. Drin. A me mi ha dato suicida la calata. Un solo grido. Capitone! Signora Mariuccia! Non ci posso credere! La mettiamo dentro! Oh, mamma mia! Gol, terzo gol del Napoli, non ci crede neanche Mimmo Pesce. Quando c'è un 1 contro 1, arrivano tutti gli attaccanti di Napoli e i difensori dell'Atalanta. Il taglio centrale è molto importante, non ho ben capito chi insomma, taglia qui e apre un corridoio. Su questo corridoio credo, ma Mertens taglia e Elmas... Ah, eccolo, Elmas e Mertens che ha tagliato. Comunque Elmas arriva qui sul tentativo di uscita di Musso di Piattolo. No, aspettavo qualche indicazione da Maurizio Dall'O, è ormai scomparso, si nasconde dietro la sua... Direttore, mi faccia baciare i piedi! Mi faccia baciare i piedi! Spettacolo da non... Eccolo qua. Se ne vada, se ne vada. Ha avuto la sensazione, il direttore ha avuto la sensazione. Che belle scarpe che hai, mi piace. Che quando uno ha le sensazioni... Luccicano come il tuo Napoli. E uno quando ha le sensazioni... C'ha le sensazioni, hai capito? Io ce l'avevo sta sensazione. Via, non tocca, non mettere le mani addosso. Io non ti tocco. Non mi metto le mani addosso. Te devi andare. Roba aperta. Avevo la sensazione, non mi toccare, che ti denuncio. Mimmo, dai, magari può succedere il quarto gol mentre vediamo un Maurizio Dall'O in che condizioni è, che si nasconde, sì, ti nascondi dalla vergogna o dalla paura di affrontare gli ultimi minuti in campo. Intanto la partita tra Atalanta e Napoli, il Napoli che aggancia il Milan in testa alla classifica con 66 punti dopo la vittoria, una grande vittoria del Napoli, 3-1 con... Ma soprattutto, Insigne, Politano, Elmas. Con una squadra...